Ciao ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, mi vedete già vestita, truccata, sistemata perché sto uscendo. Ho appuntamento per fare le unghie. Emanuele, andando al lavoro, ha portato Niccolò dalla nonna, così lui sta con lei, così lei è contenta e io vado in tranquillità a farmi appunto le mani. Vi mostro l'outfit, ma è semplicissimo. Non so se comunque già mi è capitato di metterlo, perché è un outfit di quelli che non sai cosa mettere, apro l'armadio, metto lui. Quindi metto il cappottino e vado. Ed eccomi qua, ragazze. Ne ho messo questo maglione così molto comodo, che c'ha pure le tasche, che è di Shein. E poi ho messo, questi sono i leggings in i leggings termici, in ecopelle di Calzedonia. E poi ho i Chelsea, questi qua di Bata. E poi vabbè, come borsa lei. Ok, vado che faccio tardi. Ok ragazzi, io ho fatto, mi appresto a tornare dal mio cucciolino. Allora, le unghie le ho fatte, eccole qua, adesso magari ve le mostro vicino, e ho approfittato anche per farmi i baffetti e sopracciglia perché erano in una condizione veramente pietosa. Devo essere sincera? Me le ha fatte diverse, ma sono andata in un centro così, insomma, uno, ma così porello, insomma, un centro estetico, però dove non vado solitamente, perché quello dove vado solitamente non aveva posto, ma approfittavo del fatto di essere appunto lì, senza Niccolò, quindi di fare questa cosa, anche perché, ragazzi, avevo necessità, cioè la necessità più grande era quella di fare i baffetti, perché ero in condizioni veramente pietose. E con l'occasione, insomma, farmi dare una sistemata alle sopracciglia, però niente, ho capito che su, no, vabbè, perché non è che sono così, poi io le trucco sempre, quindi riprendiamo un po' e le rendiamo comunque uguali poi alla fine, però infatti ero un po' titubante, con la persona, insomma, che vabbè, comunque, insomma, detto questo, sarà per me un promemoria che baffetti va bene dappertutto, ma le sopracciglia no. No, è come la piega me la può fare chiunque, cioè posso andare da qualsiasi parrucchiere a farla, ma taglio, soprattutto il taglio, il colore, devono andare dal mio, che ci andrò venerdì poi, ovviamente, cioè, questa sarà una settimana un po' di restyling, perché soprattutto al parrucchiere dovevo andarci a gennaio, ma eravamo appunto in casa, in quarantena. Quindi niente, quindi vabbè, insomma, vedete qua, praticamente mi ha, qua sopra mi ha tolto questo angolino, vedete che questa termina così dritta e questa scende verso qua, vediamo se magari come stanno pettinate, vabbè, comunque, insomma, per carità, non sono super super malaccio, però poteva fa meglio. Queste invece, ragazze, sono le unghiette di questo mese. Ho fatto questo prugna che, come vedete, ha tipo dei micro glitterini, vedete? E poi, vabbè, il glitter e qua il decoro. Ok ragazzi, noi siamo appena tornati a casa, dopo pranzo, perché mi sono fermata a mangiare da mia suocera e ecco qui il patatino, che pure insomma la pappa l'ha fatta lì. Sì. E niente, adesso quando sono, cioè mentre ero a farmi le unghie mi ha chiamato il corriere, perché oggi attendevo un pacco, passato di mattina che non c'ero, però insomma mi ha chiamato, quindi ho chiesto di lasciarmelo comunque qua. Il pacchetto è questo qui ed è l'ordine. Avevo fatto un ordine e ve l'avevo detto su Instagram e in diverse avete acquistato queste cose appunto sul aspettate che prendiamo un barattolo e lo utilizzo. Sì, là ci sono ancora lo striscione di San Valentino. Stasera lo faccio smontare da mano. Il barattolo ci servirà come cavalletto, vero mamma? Allora, dicevo, su Instagram vi avevo fatto sì,
Aspetta, però così proprio. Ok, là c'è. Pane di Niccolò, sì, abbiamo asciugato ieri avendo acceso appunto i termosifoni, ne ho approfittato. Comunque, allora, su Instagram vi avevo segnalato un'offerta che avevo trovato riguardo i mini rossetti della MAC, perché ne abbiamo parlato sia su Instagram, perché ve ne ho parlato anche lì, quindi seguitemi sempre con il nick di LittleSnake90, ma anche su YouTube, insomma, nel... lo scorso vlog, se non sbaglio, beh, nel, diciamo, in quello dove c'è scritto All Saldi nella copertina. Ok, eccomi qua. Nel frattempo ho aperto il pacchetto, è tutto qua dentro. Allora, i miei rossetti sono avvolti qui e in così diciamo sparso c'era il rossetto omaggio. Adesso vi spiego. E poi mi hanno messo un sacco di campioncini. Ma comunque partiamo per ordine. Allora, ho fatto un ordine, vi avevo segnalato. Ah no, ricapitoliamo. Quando ero stata al centro commerciale con la mia amica, mi ero comprata tre mini rossetti della MAC. Sapete che io, vabbè, se mi seguite da anni lo sapete, ma vabbè, mi piacciono molto i rossetti MAC, ne ho una ventina, insomma, già in full size classica, ma quando sono andata appunto da MAC con la mia amica, l'ho accompagnata a fare il back to MAC, praticamente ne ho approfittato per prendermi tre rossetti mini di due colori che volevo provare da tempo e più che altro mi sono ripresa Captive, che è un rossetto che ho amato alla follia, ragazzi, mi piace moltissimo e che io ho terminato in full size negli anni. E me lo sono ripreso in mini taglia perché penso che sia una buona soluzione. Perché se come me vi piace avere tanta scelta nei colori, ragazze, prendendo delle mini taglie che comunque insomma ha voglia prima che finiscono, avete appunto più scelta di colorazioni, ma non dovete appunto consumare un rossetto grande che ci mette insomma più, ci si mette più tempo. Alla fine non si fa neanche in tempo a finirlo che cambia insomma l'odore, va male. Comunque, su Instagram avevo segnalato che nella profumeria Naima, quindi online, però, cioè nel senso c'è anche la profumeria fisica, però insomma, io l'ho fatto online l'acquisto, erano in sconto al 20% questi, quindi invece di 10 euro stavano ad 8 euro. Spedizione gratuita a partire da 19 euro se non sbaglio, quindi anche molto, molto bassa, cioè insomma si fa presto a raggiungerli. Quando io sono andata a inserire i tre rossetti, i tre mini rossetti, in automatico, quindi senza che io cerco di non toccare il tavolo perché vedo che traballa molto oggi, senza che io insomma aggiungessi nessun codice, niente, in automatico mi sono ritrovata un rossetto full size dei Powder Kiss di MAC, appunto, in omaggio nella colorazione Reverence, che sono andata a vedere su internet, sembrava un nude, insomma, niente di che. Ah, fighissimo pure il packaging, vedete? È tipo opaco contro quelli, diciamo, lucidi classici. Ah, ok, è questo coloretto qua un po' smortino, però è questo qua. Adesso ce lo sbocciamo pure. Bellissima anche questa, tipo, come si chiama? Tipo soft touch forse. Comunque, molto carino. Potevate scegliere che tipologia di campioncini volevate ricevere nel pacco e io ho scelto fragranza donna e make up e mi hanno, cioè, io pensavo, perché sono abituata, oddio, forse Sephora e Douglas ho fatto online, boh, vabbè. Comunque, che vi danno l'opzione di scegliere i campioncini, ma ve ne mandano uno per puzza, se ve li mandano. Invece loro mi hanno mandato due campioncini di Flower by Kenzo e ragazze, tutti questi campioncini di make-up. Tra parentesi, sono contentissima perché io mi vorrei concedere l'acquisto di un fondotinta di alta profumeria, diciamo, no? E niente, quindi sono contenta perché sono tre tipologie di Yves Saint Laurent, però, cioè, nel senso, sono contenta così li provo. Dopodiché, scartiamo i nostri mini rossetti. Zan zan zan. Ok,
ragazze, eccoli qua. Ne ho voluti prendere appunto tre. Si presentano in questa maniera. Quindi queste sono le tre colorazioni che ho preso, di For Danger, Mer e Chili. Questa è appunto come si presenta la confezione di vendita. E bellissimi. Allora, ce li sbocciamo subito perché io non vedo l'ora assolutamente. Allora, questo qua è il packaging, ragazze, del mini. Confronto, questo è il maxi. Vedete che questo qui grande ce l'ha opaca, insomma, la confezione. Allora, questo qui di For Danger. Guardate che per punto. Che vuoi? Non puoi prenderle due queste cose, mamma. Bellissimo. Questo è di For Danger ed è un matte lipstick. Poi abbiamo Mer, che è sempre un matte lipstick. Che è, per esempio Mer è uno di quei colori che ho sempre, mi hanno sempre incuriosito, ma che non ho mai comprato, anche perché io con i nude ci faccio poco. Però possono sempre far comodo, e visto che so che è molto chiacchierato Mer, questo qui è il colore. Ah beh, no, bello. No vabbè, è un, ok, è un nude, però insomma non è morto. Quindi questa è Mer, tra l'altro, sì, molto confortevole. È un matte lipstick, ma è veramente scorrevole. E poi l'ultimo che ho preso è Chili. Vediamo se è il colore che mi aspetto. Sempre un matte lipstick. Questa è la colorazione, io penso di sì, ragazze. Vediamo, swatchiamolo e poi vi dico. Un po' più chiaro. Allora, bellissimo colore. Sapete che adoro questi colori un po' più caldi. Li uso molto. Allora, diciamo che io un altro rossetto che ho amato di MAC è Dubonnet. Non so se lo fanno ancora, boh, forse, penso di sì. Io l'ho terminato per quanto, cioè, insieme a Captive li avevo comprati più o meno forse lo stesso periodo. Li ho terminati entrambi negli anni perché colori veramente bellissimi che sfruttavo tanto. Chili no, Chili è un po' più chiaro, Dubonnet è un po' più scuro come colore. E poi ci sbocciamo anche Reverence dei Powder Kiss in full size, che ripeto mi è stato dato omaggio questo. Ah, ok, non è un colore che mi fa impazzire, non penso neanche mi stia molto bene. Grazie, mi sbatte un pochetto. Vabbè, vediamo, se no magari lo regalo a mamma, cugine, vediamo un attimino. E niente, quindi questi qua sono appunto i colori di For Danger, Mer, Chili e Reverence in omaggio. Quindi, veramente sì, un buon sapore, un buon sapore. E niente, quindi ho colto l'occasione di farvelo mostrarvelo subito, così vado a buttare subito lo scatoloncino. Allora ragazzi, io mi sto, Nicola si è addormentato, non penso durerà molto perché ha dormito un pochino in braccio a me. Comunque mi sto facendo un tè, sto facendo questo della Twinings che è il mio preferito appunto alla pesca, mentre mi guardo The Bold Type. Zanza, ciao Richard. Comunque The Bold Type, sto guardando la quarta stagione su Netflix. Poi io mi faccio questa merendina. Tra parentesi, Emanuele oggi l'ho mandato in spedizione da Bimbo Store perché rientrando da lavoro lo trova per strada, e gli ho mandato insomma un po' di cose da prendere per il mangiare di Niccolò, quindi non so, magari tipo qualche omogenizzato di frutta, qualcosa insomma di, ecco, di omogenizzato da tenermi da parte, insomma un po' di cose. Quindi dopo molto probabilmente quando torna vi mostro, vi faccio uno svuoto alla spesa Bimbo Store Edition. E adesso mi rilasso sperando che Nico permetta. Ok ragazzi, allora come vi anticipavo è tornato Manu, che è passato da Bimbo Store e ha fatto un po' di rifornimento per le cosine di Niccolò, perché avevo visto il volantino. C'erano diversi
insomma, prezzi accettabili e quindi insomma abbiamo preso un po' di cose, abbiamo fatto rifornimenti, vanno lì, adesso vi prendo il mega pacco scorta, latte in polvere, qualcosa appunto in omogenizzato perché mi sono comodi quando sono un po' più di fretta, quando non ho magari fatto in tempo a fare qualcosa di fresco, insomma mi sono comodi. Poi io, cioè noi fino a questo momento la pediatra, fin dall'inizio appunto dello svezzamento, veramente mi aveva consigliato di partire con l'liofilizzato, ma io sono partita direttamente con l'omogenizzato, ma comunque in generale mi consigliava appunto l'omogenizzato. L'ultimo, diciamo, l'ultimo controllo dove siamo stati, mi ha detto insomma di cioè, posso prendermi anche insomma le cose fresche e cucinargliele. Quindi, insomma, in ogni caso fanno comodo e quindi sono controllati e tutto, quindi li abbiamo presi. Allora, vabbè, parto. Innanzitutto abbiamo speso la cifra 83,56 euro. E comunque, insomma, ci sono un bel pacco di pannolini che adesso vi faccio vedere. Comunque, partiamo con il latte. Questo qua è il latte che utilizziamo per Niccolò. Praticamente Niccolò, da quando abbiamo dovuto introdurre l'artificiale, li abbiamo sempre preso Umana, quindi Umana 1, e poi dal sesto mese è passato a Umana 2. E ho preso questa confezione, era in promozione a 15,99 perché comunque lui adesso ne assume molto molto meno, ragazze, perché ormai mangia, diciamo, come diciamo un bimbo grande, nel senso fa colazione, la merenda a metà mattinata, magari un fruttino così, poi fa pranzo, merenda il pomeriggio e la cena. Non sempre vuole il latte dopo cena, anche perché lui si addormenta e poi dorme, quindi insomma non prende molto spesso il latte durante la giornata, cioè prende magari uno o due biberon. Quindi ho preso stavolta questa confezione qua da 800 grammi. Precedentemente cercavo magari offerte su quelle da 1,1 kg perché era più conveniente. Poi vi avevo detto che avevo introdotto qualche formato di pastina per Niccolò, perché comunque con queste creme non le sopporta più, queste farine, e quindi niente, abbiamo preso qualcosa di diverso. Allora, questa volta ho preso la sabbiolina della IP, che era in promozione, adesso vi dico il prezzo, e in sostituzione alle perline Micron, ma non mi ricordo come si chiamano, della Mellin, che almeno così, insomma, a vederle sembrano più o meno lo stesso tipo di pasta, perché quello della Mellin l'ho praticamente terminato. E poi per variare, insomma, per avere qualcosa di diverso, gli ho preso i cuoricini, questi qui della Mellin, che sono appunto dal quinto mese in su, 4 minuti di cottura, quindi sono anche molto pratiche da utilizzare. Questo è il formato da 500. Io la pasta gliela cuocio, cioè queste pastine gliele cuocio comunque nel brodo vegetale che faccio io appunto a casa. E niente, poi vedremo insomma come gestisce questo formato qua. Allora, vediamo. Allora, questa qui mi è venuta 1,99 euro, sono appunto 500 grammi. Mentre questa qui era in promozione più o meno 1,70 euro, più o meno. Poi avevo finito gli omogenizzati appunto di frutta, mela e pera, e ripeto, sono comodi, ragazzi. Quindi in offerta mi sembra 3,89 euro, erano in promozione questi qui della Plasmon, il mega pacco, ragazze, sono 12 vasetti a 3,89 euro, ed è un buon prezzo, veramente un buon prezzo. Quindi li ha presi Manu, sia in gusto mela che in gusto pera, così per insomma, un pochino stiamo a posto. Poi abbiamo preso anche quelli alla prugna,
che li stavamo anche qui terminando. Ripeto, allora, Niccolò fino in questo momento ha mangiato la frutta sempre inomogeneizzato. Ho provato, ha assaggiato insomma la banana, si è schiacciata, che gli ho dato insomma dei pezzettini io. In questi giorni voglio passare appunto a Risparmio Casa, comunque un casalingo, e prendere la grattugia, quella per grattugiarli appunto la mela, perché l'altro giorno sono andata a far spesa e gli ho preso appunto delle mele per lui, così da per provare a farle assaggiare anche questo gusto della frutta proprio fresca. Però insomma questi sono pratici, ripeto, io li ho presi, noi facciamo così, poi ognuno fa come meglio crede. Poi stessa cosa il formaggio, cioè quindi lui la sera a cena come proteina prende appunto il formaggio. Fino a questo momento io gli davo il formaggio in omogenizzato. L'ultimo controllo ho chiesto se potevo introdurre anche i formaggi freschi, come ad esempio la ricotta. Mi è stato detto assolutamente di sì, che posso mettere appunto la ricotta, robiola, lo stracchino, insomma queste cosine qua. Quindi abbiamo già cominciato con la ricotta fresca, che gli ho preso al banco e gli è piaciuta. Però anche qua, per variare e per averlo comunque sempre a disposizione, gli ho preso anche una confezione di Plasmon. Questi qua 3,89 euro stava, non era in promozione. Poi solo per scorta, quindi ho preso una quantità sola, ho voluto far prendere a mano le verdure miste, questo l'omogenizzato appunto di verdure miste. Perché? Perché alcune volte mi è capitato di non avere le verdure pronte, cioè di essermi appunto dimenticata. Ora in quel momento avevo poi il tempo di rimediare, magari facendolo mangiare leggermente più tardi, ma appunto di mettere a bollire due verdurine e frullargliele. Però ho detto, se capita il momento in cui non ce l'ho questo tempo, e purtroppo insomma uno tra le mille cose che deve gestire può dimenticarsi, perché capita, siamo umani, ho detto mi prendo uno di questi barattolini, che sono comodi anche magari quando andiamo in giro. Io solitamente quando andiamo in giro siamo abbastanza ben organizzati, nel senso che con delle scatoline io mi porziono tutto e gli porto in giro appunto con le verdure frullate fresche che gli facciamo appunto in casa, e poi mixiamo appunto quando siamo fuori a mangiare. Però ripeto, sempre comode. Stesso discorso, perché l'ho visto utilizzare ad una mia amica quando era appunto in emergenza, in esterna, insomma non in casa, ma dice che quando non ce l'ha pronto lo usa appunto anche in casa. Gli ho preso questo qua, il brodo di verdure appunto della Plasmon, che sono queste boccette. Sono queste boccette e subito pronto all'uso. Per la preparazione della pappa è sufficiente versare il contenuto di una bottiglietta in un pentolino, diluire se necessario e scaldare. Quindi questo qua, ripeto, io mi trovo molto bene facendo una quantità maggiore e congelarla, quindi tendenzialmente senza brodo difficile che ci rimango, però può sempre capitare, visto che andava l'ho preso. Poi Mano di testa sua ha voluto prendere queste merendine, queste merende qua della Mellin, merenda latte e biscotto e merenda latte e pera, sono dal sesto mese e niente, adesso valuteremo, insomma vediamo un attimo, voi le conoscete, gliele date ai vostri bimbi, fatemi sapere. E poi come penultima cosa abbiamo preso uno di questi bicchieri, diciamo, della Chicco per Micco, perché ora vogliamo valutare. Io ho quelli della Twist Shake, con la quale ci troviamo bene insomma come marca, anche nel quando mangiamo appunto dobbiamo portare fuori la pappa per Niccolò o il, non so, il latte, diciamo che ha diversi accessori che ci sono molto comodi. Però con il bicchiere non ci troviamo benissimo, perché ha una valvolina, diciamo, per dosare l'uscita, però se metti quella non esce, cioè voi capovolgetela e non esce, se la togliete gli arriva il getto tutto insieme, lui ancora non è capace insomma benissimo a bere, ecco, a dosare lo scendere, ecco, dell'acqua, no? E quindi Manuel ha detto vabbè, magari proviamo a cambiare marca, vediamo, che ne so, se ci possiamo trovare diversamente. Quindi ha scelto questo modellino qua. E poi adesso vi porto a vedere insomma il pacco di pannolini che ho preso. Comunque abbiamo preso i Pampers Baby Dry taglia 4, che è quella che stiamo utilizzando, 156 pannolini, 29,99 euro.
Eccoli qua, sono insomma questo maxi formato. E, facendo il conto, sono circa 19 centesimi a pannolino. Allora, ragazzi, noi siamo a cena. Questo è quello che ci propone oggi lo chef. E sono, come abbiamo detto, torretta di rosti di zucchine, praticamente con intervallato del formaggio di capra e del salmone scozzese. Questo è quello che ci propone lo chef, ragazzi. Come vedete, non sto seguendo la dieta in questo momento perché va bene, ve ne ho parlato su Instagram, poi magari ne parleremo anche qui su YouTube, però insomma, per il momento questo è, e quindi buon appetito. Ok, ragazzi, sono in bagno, abbiamo cenato, Nicola si è addormentato, quindi l'abbiamo messo in camera, appunto nel suo lettino. E Emanuele sta guardando la partita, io mi strucco, mi lavo i denti e poi do una sistemata veloce alla cucina e penso che mi metto insomma sul divano con lui, ma mi metto un po' a fare insomma cose al PC, così insomma sto con lui, però lui si guarda appunto la partita. Allora, vi faccio, insomma, mi lavo i denti con questo prodottino qua, che mi è stato appunto omaggiato dall'azienda You Smile, che vi ho presentato anche su Instagram. Trovate sempre le storie in evidenza nella, diciamo, cartella collaborazioni, collab dovrebbe essere scritto. E niente, quindi mi hanno mangiato questa cosa, la cosa bellissima di questo prodotto, cioè nel senso a livello di acquisto, se uno è interessato, è che viene rivenduto su Amazon, quindi c'è la spedizione Prime attiva, e veramente è facilmente ordinabile e vi arriva col Prime il giorno successivo, quindi ottimo. Per essere uno spazzolino elettrico, io poi non ho mai posseduti da ragazze, però penso abbia anche un prezzo, un buon prezzo, viene 59,90-95 prezzo pieno, ma con il mio codice, che è questo qui, avrete il 50% di sconto, quindi vi verrà 30 euro praticamente. Se avete Prime, non pagate neanche insomma le spese, quindi e vi arriva subito. E niente, questo è un spazzolino elettrico che la durata è appunto di 180 giorni, la durata appunto della batteria, ha tre modalità di, diciamo, di utilizzo, adesso vi faccio vedere, e ha 38.000 vibrazioni al minuto. Già qualcuno di voi mi ha, insomma, mi ha scritto su Instagram dopo le storie che potrebbe essere un prodotto interessante. Questo qui è il prodotto in questione, ragazze. Allora, è disponibile in questa colorazione qua e in rosa. E personalmente, vabbè, io sapete, amo il rosa, però personalmente l'ho voluto prendere questo colore perché comunque magari su in bagno sta meglio così. E allora, qui c'è il tasto appunto di accensione, poi vedete le spie, questa è la batteria, il livello di batteria, poi c'è la funzione appunto clean, la funzione white che è denti bianchi e la funzione soft che ha una vibrazione più leggera. Io già l'ho utilizzato, già lo sto testando come prodotto e io ho delle gengive che sanguinano, cioè ho questa problematica e devo dire che nella funzione insomma clean sì, un po' insomma sanguinano, ma neanche tantissimo, però c'è appunto volendo anche la versione soft, e molto intuitivo, si ricarica, ah, ecco altra cosa interessante, si ricarica semplicemente con USB. Quindi pratico anche da portare in giro se siete fuori per lavoro, perché lo ricaricate anche da qualsiasi dispositivo, ecco, per esempio anche da un computer potete ricaricarlo. E veramente fantastico. Quindi io vado semplicemente a bagnarlo, ci metto il dentifricio, il bagno e mi lavo i denti. Ok, ragazzi, denti lavati. Ho utilizzato la modalità soft e non i denti insomma non mi hanno sanguinato, mentre nella modalità clean, che è un po' più forte, sì, nei test, nei vari test che ho fatto, questo
questo è stato il risultato. Ragazzi, io sinceramente per il momento mi sto trovando molto bene, sento insomma, di arrivare dappertutto, poter soffermarvi di più in una zona piuttosto che un'altra, insomma, veramente mi sto trovando molto molto bene. Penso che se si vuole prendere uno spazzolino elettrico, che ecco, non, senza magari investire tantissimo, perché magari uno non è sicuro ancora dell'acquisto, ecco, del tipo di prodotto, alla fine applicando appunto il codice sconto, lo prendete a 30 euro e si può fare. Ci sono appunto due testine, quindi potete appunto utilizzarla come testina di ricambio oppure magari usarla voi, il vostro compagno o compagna, e niente, quindi devo dire che mi sta piacendo. Anche il design è veramente bellissimo, bellissimo. Naturalmente vi danno anche le istruzioni, che sono anche in italiano, e vi danno anche il cavetto di ricarica, oltre alla custodia per poterlo portare in viaggio. Ecco, sono andata a prenderla, ci tenevo a mostrarvela perché è davvero carinissimo questo astuccetto. E dentro, vabbè, c'è, vedete, il libro di istruzioni e il cavetto USB e poi la seconda testina in dotazione. Veramente, ragazzi, è comodissimo anche da portarsi in viaggio perché è veramente molto molto compatto. Ecco, ho voluto appunto presentarvi questo prodotto perché penso sia una buona opportunità per provare uno spazzolino elettrico e poi anche da lasciare, volendo, se si è abituati a lasciarlo appunto sul lavandino, oppure un design insomma più accattivante, ecco, più carino rispetto a quello dei, insomma, spazzolini elettrici classici. Io mi strucco e poi mi vado a rilassare.